can't leave behind. Voices on the cell phone, voices from home, voices of the heart itself, voices down the stairwell in New York. Forse uno degli ultimi albi onesti di questo gruppo musicale. Comunque, è terra di perdizione. Scappate dalla città, amici miei, soprattutto da quelle così grosse. It's not okay. Avete visto i miei video oggi? A 5 minuti da casa sono andato in un luogo alto. Quando vai in alto, vedi le cose sotto, dove siamo normalmente, e le vedi più piccole. È un po' come elevarsi, è un po' come elevarsi dalla nostra vita e guardarla un attimino da un punto di vista più alto. Vedi le macchine che passano e le vedi un po' più distaccate, pensi, cazzo, potrei essere io quello che sta passando su questa strada. Quelli che fanno montagna, c'è il suo perché, eh? C'è il suo perché. Allora, intro lunghissima di 2 minuti e 30 e rotti, però io vi voglio parlare di... voglio tornare con più calma. E adesso andiamo al cuore del video. 2 minuti di intro. Ieri mi sono un po' incazzato ieri sera perché, insomma, che cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare? Adesso vi dico due cose. Vi dico due cose. Perché mi sono incazzato? Perché si parlava di ragazzi, di adolescenti. Qualcuno diceva, io dicevo, ma cazzo, ma questa è tossica, no? Ma la madre non fa niente. E questi dicono, ma che cosa vuoi fare? Che cosa vuoi fare? Allora, è chiaro che quando è adolescente, insomma, è adolescente. Adolescente vuol dire dai 13 anni fino ai 19, i teen, come dicono gli anglosassoni, no? I teen sono dai 13 ai 19, perché prima sei ancora fondamentalmente un bambino. E allora adesso io vi dico due cose. Io ho due figli, uno 20, l'altro 16, e quindi insomma un po' di adolescenza loro l'ho vista, un po' di ragazzi che hanno frequentato e che frequentano, li vedo. Voi non avete idea di quanti ragazzi, già alle medie, già prima di compiere i 14 anni, di pomeriggio si incontrano, vanno al parchetto e si svarionano di canne. Si svarionano di canne. Sì, ma non ogni tanto, fondamentalmente tutti i giorni. Io non so chi segue, chi viene a vedere i miei video, se ha figli o non ha figli, però ve lo dico. Una grandissima parte di questi ragazzini, ragazzi, ragazzini, si vanno a svarionare al parchetto e si fanno i cannoni. Ok? Va tutto bene, no? Va tutto bene. Ma che cosa vuoi fare? Io non dirò cosa ho fatto io. Non dirò cosa ho fatto io, perché poi sembra che mi vanto. Comunque, il mio ragazzo ha smesso di... lo ha fatto per un periodo, e adesso non lo fa più. Poi magari non metto la mano sul fuoco, magari ogni tanto ancora si fa qualche
qualcosa di quelle lì, ecco. Cazzo, ma non tutti i giorni però, eh. Ma non tutti i giorni. E che cazzo, non tutti i giorni. Amici miei, voi non avete idea. Io non so con chi parlo, ma voi non avete idea di quanti sono passati tutti da casa mia questi qua. Perché io li vedo tutti, tutti. Gli amici di mio figlio, parlo del secondo che vive con me, passano tutti da casa mia. Perché li voglio vedere chi sono. E ci azzecco subito, ci azzecco subito. Comunque ha cambiato compagnia, ogni tanto li rivede, ci sta. Però non va tutti i pomeriggi a farsi. Non è una questione di proibizioni, è una questione di essere presenti come genitori. Ma io mi chiedo, al giorno d'oggi, chi sono i genitori presenti? Chi sono i genitori presenti? Chi è che segue il proprio figlio, la propria figlia, andare a fare lo sport? Che segue, che gli fa le domande? Proibire non serve a un cazzo. Non serve a un cazzo proibire. Devi esserci. Devi esserci, porco zio, ci devi essere. Dal principio fino alla fine, questa è la condizione per il successo. L'ultima lettura che ho fatto di Lao Tzu, dal presenti dall'inizio, dal principio come alla fine. Presenti, presenti. Ma quando fa comodo? Solo quando fa comodo? Solo per dire mio figlio è una bella pagella. Ma che cazzo me ne frega a me? Che cazzo me ne frega a me? Della bella pagella, che cazzo me ne frega a me? Che vanno a scuola e imparano un sacco di stronzi, ti raccontano che la terra è rotonda e gira nello spazio, ti raccontano. Va bene, finché rimane lì. Poi dopo ci penso io a dirgli guarda che forse non è esattamente così. Magari metti un attimino in dubbio, no? Perché la verità in tasca non ce l'ha nessuno. O no? C'è qualcuno che ha la verità in tasca? Beh, volevo fare questo video un po' più moderato. Ieri sera mi sono acceso. Vi parlo di adolescenti. Chi è genitore stia molto attento e soprattutto sia presente, soprattutto sia presente. Non so se faccio altri video questa sera, questo finisce qua. Amici miei, una buona serata, una buona notte e un buon lunedì, un buon inizio settimana.